Hello, Clochard. No, non so perché. Non so perché questa intro particolare. E benvenuti, benvenuti alla lives di oggi. Benvenuti, sperando che tutto sia in regola. C'è un po' di capips qui. Ok, perfetto, però tutto dovrebbe essere in regola. Adesso si vede quasi il colore originale della felpa. Incredibile, incredibile, impressionante. Benvenuti, benvenuti a tutti quanti nella live di oggi. Benvenuti nella ottava, ormai live, non fate caso a questo gioco qui. Benvenuti nella ormai ottava live di God of War 2018. Ebbene, ebbene, sperando che io abbia smesso tutto bene, abbia cambiato la categoria, in teoria dovrei averlo fatto. Sì, infatti, l'ho fatto, l'ho fatto. Benvenuti, benvenuti a tutti quanti. Ok. In realtà tecnicamente sono abbastanza in ritardo, lo so, scusatemi. È che stavo appunto giocando perché ho cominciato oggi Rayman Legends e non è male, è veramente figo. È veramente veramente figo. Quindi niente, mi stavo un po' divertendo con questo, poi appunto su solita preparazione che ci metto un paio di minuti a fare. E via, va bene. Quindi ragazzi, io direi che essendo comunque cominciata già un po' in ritardo questa live rispetto ai tempi che dovevano essere, attivo la console audio, avvio il gioco, fermo la musica e noi possiamo andare in live. E possiamo andare avanti con la nostra partita. Quindi, 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 quindi. Allora, tutto, fatemi spiegare. Un fazzoletto inutilizzato. Vede, no? Quel bisogno, quando hai quel bisogno di starnutire, quindi apri un fazzoletto di già, ma poi non ti serve a nulla, quindi ce l'hai lì aperto, ma l'utilizzo che voleva avere. Ok, quindi continua. Alzo il mio volume. Cioè, alzo il volume, però non dalle cuffie, magari. Cioè, non dal televisore, ma dalle cuffie. Se no, mi ammazzo. Ok. E io mi ammazzo. Come diceva un grande. Ok, quindi. Riprendiamo da dove ci siamo interrotti. Esatto, riprendiamo da dove ci siamo interrotti. Dice il nostro Atreus. Dove ci siamo fermati, tuttavia? Allora, ho fatto un paio di cosine. Come potreste forse notare da qualcosa qui presente. Infatti. Come potete ben vedere, queste sono diverse. Perché? Perché ho completato alcune sfide, non tutte tutte a quanto ho capito, perché non ho capito di preciso come si completano tutte, cos'è, di Muspelheim, e ho ottenuto un'altra fiamma del caos che mi ha permesso di potenziare il lame del caos a livello 4. E infatti, se non erro, appunto, quando l'ho ottenuta mi sono ricordato che una delle lame del caos, cioè uno dei potenziamenti delle lame del caos era opzionale, forse nemmeno uno, forse anche più di uno, non mi ricordo, però appunto il potenziamento al massimo non era di trama come la Leviatano, come il Leviatano, se non erro, anche qui potrei sbagliarmi. E nulla, quindi appunto potenziato le lame del caos, e per il resto credo di non aver potuto potenziare nulla, al massimo ho potenziato le abilità che abbiamo equipaggiato. Forse è cambiato qualcosina qui. Ah sì, vabbè, forse qualcosina qui l'ho cambiata tra gli artefatti. Insomma, in breve siamo molto forti. Siamo veramente molto forti. La difficoltà dovrebbe essere in normale, dato che comunque l'avevo abbassata in facile per fare alcune di quelle sfide. Dato che non erano esattamente intese per quel livello. Non che fossero avanzatissime, ma erano intese giusto per un livello un pelino più alto. Quindi sono capitato male. Ma ok, insomma, questo è tutto quanto. Tutta quanta la progressione che ho fatto, niente di che, comunque una roba da veramente da un'oretta scarsa. Nulla di importante. Che non so, forse dovrei ripetere anche un po' con i slime. Più che altro che non ricordo come funzionano i slime, ma ricordo che era una cosa tipo labirintica. Quindi se ci sono delle cose importanti da prendere o robe di questo tipo in un certo modo, in un qualche modo, ci assicureremo di farlo. Quindi io direi che oggi, con le nostre presenti 2 ore e mezza, andremo avanti solamente di trama, credo. Cioè, non, vabbè, a parte ovviamente se incrociamo Valchirie e cose, ma per il resto non punteremo alle side quest, a meno che ovviamente non finiamo prima la parte di trama corrente, ma
ne dubito, perché credo di ricordare abbastanza. Certo modo, insomma, quello che sta per avvenire, quindi. Aie. Allora entrate o no? Vabbè. Brock è un po' solo. E poi, tra l'altro, di roba di trama, cioè di robe secondarie che abbiamo da fare. Abbiamo da fare questa, questa. Ok, sembra solo quello, ok. Sempre roba di Brock e Sindri, comunque. Alla fine loro sono gli unici che ci danno le missioni, oltre agli spettri. Spettri che sono la cosa più generica del mondo, ok. Sindri che sono. Voglio vedere che faccia farà. No, io l'ho taciuto troppo a lungo. Ma tu devi mantenere il nostro segreto. Allora, sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito. Oh, se arrivassimo a Jotunheim e non trovassimo più giganti? Non farebbe differenza, esaudire il desiderio di tua madre è ciò che importa. Ah! Oh, non ve ne andate, sarò da voi tra due secondi. Padre, posso dirglielo? No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Oddio, sto per vomitare. Non sto scherzando, mi viene da ribe. Vabbè. Non è niente. Storie di famiglia. Oh. Ah. Come avrebbe potuto poi mettersi ingranaggio in bocca? Io potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia. Fammi indovinare. Una ruota dentata. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. Tutte cose vere. E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa al riguardo, chiudi il becco almeno. Ho capito. Sì, siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. D'accordo. Mi hai ferito. Diamo un'occhiata alle tue armi ora. La scena è molto strana. Aspetta, abbasso leggermente l'audio. No, 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 un po' troppo, abbassando un po' troppo. Leggermente OBS, ok. Oggi non garantisco grandi risultati. Poveraccio. Quindi cosa? Ah no, non dobbiamo fare nulla da lui. Ma non ora, Sindri, mi dispiace però. Ehi. Ah, bene. Ok. Ostilissimo. Vabbè, siamo forti comunque. Siamo molto forti. Ah, vabbè, ma è livello 3, ma scusami. Vabbè, tutto, ma livello 3 no, dai. È un troppo facile. Vabbè, sono già un livello... Ah, no, è sempre di livello 3, vabbè. Sa che il gioco sta un po' sottovalutando i contenuti secondari, a questo punto. Cazzo, vabbè. Beh, no, probabilmente la difficoltà della storia non semplicemente è settata per gli standard del gioco, dei contenuti secondari, dei contenuti primari. E via. Chiaramente se fossimo... Se avessimo... vabbè.
Vabbè, tanto sempre fastidiosi sono comunque loro, eh. Cioè, è incredibile. Anche quando sono solo di livello 3, sempre una rottura di coglioni riescono ad essere. Aiuto! Dai! Bene. No, ma quando vuoi, eh. Vai pure. Dai, ma... porca troia. Vabbè. È mezz'ora, che sto cercando di colpirlo lui. È mezz'ora. Oh, ecco. Finalmente. Yeah. Fatemi chiedere un attimo. Credevano che ci avrebbe fermato. Bene, da che parte? Allora, se non ero qui è già tutto esplorato, no? C'è una cosa in realtà che non abbiamo scoperto a quanto pare qui. Fatemi un po' vedere. Vabbè, potrebbe essere il corvi. No, 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 sono sicuramente corvi. Se non... sì, sono corvi. Allora, andiamo avanti. Non perdere. Simbolo della possanza, mi immagino. De possanza. Sai, inizio a dubitare delle capacità di Simbolo. Forse Brock aveva ragione. Ok, allora era, non era di qua che si proseguiva ora. Dove era che si proseguiva? Era di qua. Perché l'hai trattato in quel modo? Sono stufo, parla sempre del fratello. È vero, ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. È stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era una dea. Case, mamma mia. Atreus, 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 mamma mia. Sento quel che dici. Non sapete con chi avete a che fare. Sono rotto i coglioni. Attacco a destra. Continuate pure a ostacolarci, ve ne pentirete. Sono guerrieri morti, cioè non serve molto di Atreus. No. Perché no? Siamo quasi arrivati, ce la posso fare. Davvero? Dopo quello che hai detto di lei, ne dubito. Cosa? Che non era una dea? Era meglio di una dea. E non osare mancarle di rispetto. Ok, allora portatela da sola. Quarto treno obbligatorio questo. Probabilmente è un modo semplicemente di far spawnare queste creature senza che sembri strano. Che coglione Atreus, veramente. Ai ai ai. Ai ai ai. Allora, moletti che erano questi qui? Nidiata? No, mi sa di no. Sono dei Seidr? Come le... come... ah, come... ok. Le creature sono un mistero. Attaccano sempre in gruppi, ma almeno non sono difficili da uccidere. Non hanno armi, ma possono trasformare i loro arti in spuntoni aguzzi. Inoltre cercano sempre di attaccarsi a mio padre e sfruttano la loro superiorità numerica per sopraffarci. Ok. Ci sono occupato ultimamente. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. A te, controllo. Bene così. Se sapevi che eravamo dei,
Perché tirare fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci? Ah no, vedi che si è aggiunta ora, infatti, questa volta. Jotunheim, non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Basta parlare di questo. Cosa riguardo qui? Ah, è rotta proprio a metà. È bello. Beh, su questo devo dare un po' ragione, effettivamente, ad Atreus. Cioè, Sindri non è proprio il massimo se non riesce nemmeno ad aggiustare una cazzo di carruco del genere. Quanto piace. Povero Sindri, però effettivamente è un po' meh come metodo di facimento. Oh mio Dio. Oh, giusto. Ah, no, no, no. Serviva davvero? No, però. Vabbè, argento, non si butta. Già fatta quella roba lì con il robo esplosivo? Non ricordo. Siamo mai tornati qui, non credo. No, ok, anche perché questo qui mi sa che era una roba di tram. Immagino che sarà opera di Udino. Mancato. Oddio. Tu e mamma dicevate che gli dei erano cattivi. Ma noi non lo siamo, neanche Tyr, né Freya. Gli dei Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Beh, non tutti. Non ancora. Magdi ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Era una cieca. Magdi non è altro che un Aesir minore. È un tesoro questo, mi sa. Ah sì. Non ho idea di cosa sia l'amuleto delle tempeste. Magni, mio padre mi ha chiamato codardo. Direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ho detto no. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre. L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì. Ma per poterti difendere. Mai per divertimento.
Ma nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Modera quel tono, ragazzo. Come ti pare? Effettivamente, davvero non so. Ah, tra l'altro, wow, un nuovo mentore, questa cosa. Non so che cosa. Cioè, come mai non è mai. Come dire. Non c'è mai. Non mi è mai venuto il click prima d'ora a riguardo, però. Come vabbè, ho detto anche già diverse volte. Questa sembra la run dove finalmente sto. Capendo un po' meglio. Ah, ciao. Hazelburg. Dove sto finalmente un po' meglio comprendendo i valori del gioco e sono veramente belle. Cioè, tutte queste scene sono veramente fighe. Diciamo che l'inizio cioè non è nemmeno troppo interessante. Forse anche perché me lo ricordo abbastanza bene come l'inizio, com'è. Però. Stai in guardia, ragazzo. Se Modi ci ha trovato, Baldur non è lontano. Da quando. No, non se ne parla. Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai. Perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Farò solo ciò che è necessario. Io ti aiuterò. No. Perché comunque. Da quando. Dall'incontro con Magni e Modi, in realtà forse anche un po' prima, comunque. Cioè, si è. Tutte scene molto belle, molto. Ben pensate. Cioè, non mi viene da dire una trama incredibile o una roba che non ho mai visto prima. Però è una cosa che funziona molto bene. Cioè, il fatto è che è quello. Cioè, proprio sono dialoghi e robe che funzionano veramente bene. Non è mai. Non è qualcosa che mi fa emozionare, però è qualcosa che mi fa dire wow, bello. Cioè, è proprio un wow, bello, sincero. Comunque, non mi fa emozionare, dipende, però. Niente, volevo condividervi la mia. Anche sia. Il mio essere contento di aver capito queste cose ora del gioco. Rito di Fjorgin. Qui assistiamo al rito funebre di Fjorgin degli Jotnar, dea della terra e degli alberi. Per la sua bellezza fu sedotta, per il suo amore fu tradita e per il suo dono della vita fu sacrificata. Sulla cima oltre il ponte ella verrà condotta, ove mai più il tuono potrà trovarla. Ora ha davvero ucciso sua madre, fu lei il primo gigante che uccise. Cosa significa? Qui c'è una porta chiusa. Cos'è questa porta chiusa? Ah, ok. Giustamente l'entrata, vabbè. E niente. La figata. Tutto questo per dire quello alla fine. Figata. Figata e ancora una volta preziosissimo questo recuperone di God of War. Che presto finirà. Cioè, ormai non siamo così tanto lontani dalla fine. Presto si concluderà il nostro recuperone della God of War saga e in attesa di Ragnarok. Oh, ok. Credi che non ti ucciderò? Poi ovviamente queste scene diciamo che si commentano da sole. Io molte volte non parlo durante certe scene perché veramente non ho bisogno di farlo, penso, per farvene comprendere la cosa. Come tra l'altro è successo ieri a Z. Non parliamo. Oh già,
questa stanza, ma dobbiamo stare. Parliamone troppo, nel dubbio, però appunto. Certe scene si commentano da solo, non ho bisogno veramente di aggiungere nulla. Perdonatemi se non sono il vostro tipico streamer che overreact. Scherzi. Addestramento. Oh, parli con me? Pensavo non ti piacesse il mio tono. Stavolta no joke, va bene. Ok ragazzi, siamo pronti ad affrontare un'altra Valchiria? Perché qui dietro c'è una Valchiria. Siamo pronti? Io sì, in realtà, vi dirò molto onestamente. Anche perché credo che quella di Muspelheim fosse forse non la più, la più avanzata. Perché qui non si parla tanto di difficile quanto di avanzato. Ma... ma circa, cioè diciamo che forse era, forse quella di Niflheim è ancora più avanzata di lei, ma in teoria. Cos'è apparsa ora la notifica di Discord? Ah no, ok, non è apparsa ora la notifica di Discord da un bel po'. Ok, vabbè, la parte 6 di 7 tra l'altro, nice. Camera nascosta, diodino, sì, va bene, si chiamano tutte nello stesso modo alla fine queste aree nascoste. Ok. E niente, niente, veramente figo, veramente figo. Sono contento. Contento, dai. Così non mi sento più stronzo a, diciamo, non criticare, ma più che altro a, a svalutare questo gioco. Purtroppo la stessa cosa non è successa con The Last of Us 1, quello ormai mi sa che nessuno mi potrà togliere il fatto che non, non che non mi piaccia, ma che per me è un gioco abbastanza scontato. Un po' tutto, anche nella trama, purtroppo, mi dispiace per chi magari sentirà questa cosa e dirà che è assurdo, ma per me anche in quello non è proprio una cosa incredibile, ma vabbè. Poi vabbè, il gameplay in realtà, secondo me il gameplay è la cosa che più mi blocca nel film The Last of Us, perché parliamoci chiaro. È una cosa un po'. È figo da vedere, però è anche allo stesso tempo molto strano. E infatti, roba che è tutta stata corretta poi nel 2. 2 che è stato criticato ingiustamente per cazzate, perché sono semplicemente degli idioti in giro e via. Però, dato il fatto che si possa schivare, nel 2 lo rende infinitamente migliore del primo. C'è in una tutto. Già. Beh, la vogliamo combattere? C'è invece, nel primo eri un mattone e. Era una cosa terribile. Cioè era il gameplay di Uncharted, ma più, ma più, come si dice, più, più lento. Proprio una roba che, boh, non ho capito. Vabbè. Buona fortuna, amico. Lo so che volevi cominciare con questo, perché questa è la mossa famosa. Ahia. Ho fatto un rallenti, pensavo. Ah. No, ce l'ha pure lei sta mossa alla fine, allora. Oh, minchia. A posto, allora. Ciao. Ciaoone. Perché c'è un corvo di Odino lassù? Ah merda, questo era l'assalto. Oh beh, bello, ho interrotto il suo attacco. Ah!
questo no. Tutto per questo no. Questo invece a quanto pare sì. Cioè, altro non ho altre possibilità. Aia merda. Poi l'arena è strettissima contro di lei, madonna. Molto più stretta delle altre. Madonna che culo, madonna che culo. Niente. Madonna, io veramente voglio scoprire come si schiva quella cazzo di mossa. Niente, oh. Mia non boh. Vabbè. Niente, non si può schivare. Sembra che perderò proprio a causa di quella mossa, vedete? Perché sto giro è andata così. Certo. La destra cosa, non è vero, Mimir. Vabbè, questa mossa poi è la più stupida del mondo, però ok. Dai. Vabbè. Che stupido che sono. Ho perso perché ho attivato quella merda di roba di Atreus. Vaffanculo. Ho detto cerchiamo di fare del danno extra. Invece mi sono praticamente ostacolato da solo. Vabbè. Io devo veramente provare a guardare un video delle Valkyrie fatte no damage per capire seriamente come si schiva con la mossa, ok? Cioè, voglio sinceramente capire, perché non riesco a trovare alcun modo. Ancora, oh. Ok, forse l'ho capito, ragazzi, aspettate, eh. Forse l'ho capito. Forse ho capito come si schiva. Non c'è sempre lo spazio per farlo, infatti. Quindi rimane comunque una mossa fastidiosissima, eh. Però forse ho capito come si schiva. Attento dietro. Infatti. No, non c'è sempre lo spazio per farlo. Però ho capito come si schiva. Vabbè, rimane un po' stronza, Anche con questa consapevolezza. No. No, forse no. Boh, non lo so, forse ho avuto culo prima, non ho idea. Bello che ha attivato lo scudo di magma. Ma che palle, vabbè. Sono stato colpito, non me ne sono reso conto. Vabbè, morirò per via di questa mossa. No, ok, non ho capito come schiva. non l'ho capito. A meno che non devo aspettare ancora un po', ma vabbè, non lo so. Buona fortuna, amici.
schivare in ritardo, ma con che ritardo? Sì, ah, ok, è solo questo. Ah. Allora, aia, ma allora è facilissima da schivare. Ok. Vedete ragazzi, sbagliando si impara, Dai, allora sono totalmente mie queste Valkyrie. Ora che ho imparato come si schivano le loro mosse. Almeno per ora, poi magari ne escono altre di mosse per le altre Valkyrie, non lo so. Guarda qua, sì. Vabbè, ho capito, però basta, cioè, vabbè, a una certa mi dovrà andare male, no? Anche la schivata figa. Vaffanculo, se spammi, porca troia. Tempismo giusto. Ho fatto a sbagliare. Dai però. No, no, no. Da, guarda che culo di merda. Vaffanculo. La hitbox precisissima. Ma a cagare. Dai. Ma che una stronzata questa Valkyria. Sto perdendo troppo tempo. Buona fortuna, amici. No, ok, allora è anche questione di raggio. Ok, non è così facile da schivare, allora. Ho sbagliato io. Pensavo fosse una questione puramente di tempismo, non è anche una questione di raggio. Quindi no, ok, è un po' fastidioso effettivamente. Sì, è una questione di raggio, c'era molto più divertente da affrontare quella prima di te, quella Muspelheim. Francamente. Meno lei era effettivamente interessata a combattere. Tu ti difendi in 5 minuti. Dire proprio unlucky, perché non potevo proprio in nessun modo schivarla questa. Beh, ero troppo vicino al bordo, vabbè, che palle. Numero di volte in cui sono morto per quella mossa? 3. Finora. Buona fortuna, amici. Destra!
Vabbè, però se la fa contro il muro, la mamma puttana ce l'ha pure, eh. Oh, adesso sì che potevo schivarlo. Che cazzo. Dai però, ma non posso farlo contro il muro. Dio Cristo, ma poi la spammo in 5 secondi. Vabbè, ancora, vabbè. Poteva interrompere. Vabbè, questa minchia è inschivabile praticamente, quella roba lì quando la fa così, eh. Non so se avete notato, non c'è proprio spazio di schivata. Oh Gesù, che due coglioni questa mossa di merda. Devo entrare in modalità furia. Devo farlo per forza. Non farmelo fare, per piacere. Voglio evitare, almeno una volta. Voglio evitare di entrare in modalità ira di Sparta. Come mi accorgo? Vaffanculo. Ma guarda te. Lo faccio vedere io. Merda. Uff. Un'altra Valchiria. Uppa il cazzo, no. Nel senso. Grazie. Sono libera. Ma perché mi hanno reclusa? È stata la tua regina. Ma perché Sigrun ci avrebbe ostacolato? Questo è il mistero che stiamo cercando di risolvere, signora. Avete idea del perché l'abbia fatto? No. Senza le Valchirie, i morti in battaglia non vedrebbero mai il Valhalla. Elaim tracimerà delle anime dei caduti e inonderà Midgard con un mare di cadaveri vendicativi. Non esiste disonore più grande per una Valchiria. Devo andare. Devo fermare questa marea. Addio. Oddio, non mi ricordo se... Boh, vabbè. Viene a dubbio. Mi ricordo se avevo salvato... Vabbè. Quanto ci avevo messo, tra l'altro? 16 minuti, ok. Ci sta. Ecco la tua risposta, maestra. La regina si oppone a Odino. Ha imprigionato le Valchirie per sempre. Sigrun odiava Odino, certamente. Ma il suo dovere, la sua responsabilità, avrebbe davvero tradito... Potenza delle la forza, runico e fortuna, che già hanno dei valori molto alti pur essendo di un solo livello, minchia. È male. Ma
Aspettiamo prima di potenziarlo. La sgadena, perfetto, che schifo non ci fa. Dobbiamo fermarla. Mi dispiace. Non devi dispiacerti. Sigrun se l'è cercata. Spero solo che... Ricarica 13. Vabbè, solo ricarica 13. Penso che mi interessi qualcosa. Ma forse al posto di questo qui. Giusto perché fortuna 4 rispetto a ricarica 13 non è il massimo. Dai, mettiamolo qui. Ah, ma ne abbiamo già uno che tra l'altro fa di più. Ah no, questo è l'unico. Vabbè, sì, dai, mettiamo questo, dai. Beh, sperare non porta da nessuno. Tanto alla fine l'esperienza non ci serve, la fortuna serve maggiormente per quello. Non saperlo. Potrebbe essere ovunque, in ogni regno. La troveremo. Quello è per attivare i vantaggi, ma 4 penso siamo, quindi ok, ritorniamo di sopra, let's go. Dopo aver affrontato Eir, sesta delle 8 valchirie, che ormai abbiamo capito, cioè ormai è chiaro che le ultime due valchirie si trovano ad Elheim e a Niflheim rispettivamente. Basta premere R2 ogni volta che posso il controller, madonna. Peccato che le valchirie alla fine siano tutte abbastanza riciclate tra loro. Diciamo che è un'ennesima prova di una mancanza in questo gioco, appunto, di troppa originalità. Certo, rispetto ai troll è sicuramente un modo più interessante e intelligente di mettere la stessa creatura più volte, però... Non imparo se non mi segni. Non segui le mie lezioni. Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Dove hai preso le lame di fuoco? Le nascondevi? Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Chi altri hai ucciso prima di Mani? Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringermi, ragazzo. Bene. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Ah, congratulazioni. Questa montagna. Oh cavolo. Siamo dei, sarà facile. È rimasto il bello. Allora, perché lo dovremmo andare di là? Ah, aprirmi. Vai a Chris.
Sarebbe stato bello se tipo questa parte di gioco qui avesse saltato lui da solo fino a lì. Non so come avrebbe fatto, però. Ah, posso spostare. Oddio. Dove lo metto, scusami. Vabbè, lo lascio qui per ora, poi vediamo. Ah. Fratelli, state attenti. I segni sui muri delle gallerie indicano che è da poco passato un drago. Abbiamo già ucciso quel drago. Ah, davvero? Bene, com'è andata? Una gimmick un po' noiosa. Ecco com'è andata, mi viene. Credo che questo fossero trappole per i nemici, però... Beh, bella trappola, insomma, cioè. They never learn. Allora, andiamo prima di qua perché voglio capire un po' cosa può servirci, cosa possono servirci 20 TL. Credo che ci sia tipo un... Come sarà la porta, la strada giusta? Sarà qua? Vedo una porta gigantesca che palesemente sta per invitare qualcuno dentro, quindi... Che cosa dice? Dice non svegliarlo. Ecco appunto. Ma niente, abbiamo ucciso tutti in questa montagna. Chi altro si fa male? Chi è? Uè, un orco di livello 6, fortissimo, dicono. Madonna santa. Che male che le ho fatto. Wow. Lo fa super mato io. Sa perché c'era un orco rinchiuso lì, ma due incubi, ma ma posso tipo piazzarlo qua sopra, no? Il gioco del futuro mi permetterà di farlo. Ma sai che forse posso spostare anche quella? Vabbè, non me ne faccio nulla comunque. Sta bene anche così. Allora, credo... Sì, penso di poterlo prendere da qui tranquillamente. Beh, il senso era quello comunque, credo, quindi... Voilà. Ultimo pezzo di codice per Nipline, forse? Speriamo. Più che altro perché non so dove trovarlo, se no. No. Oh, colpo di Iperione. Non lo so se mi interessa oppure no. Che... Ah, però Furia del Tar...
Danni in teoria fa più danni. Questo. Sì, dai, facciamo questo. Magari potenziamogli anche l'abilità di uno, tanto l'esperienza non ci manca. Ok, dai, via. Tanto non le uso quasi mai in realtà. A parte le lame del caos, utilizzo molto di più l'ash, ma poi non utilizzo quasi mai le arti della, diciamole così, le abilità della lama del caos. Non sono abituato a utilizzarle in quel modo. Tra l'altro ho visto nelle impostazioni che si può anche cambiare le robe per fare tipo il menu, cioè i comandi classici. Ragazzo, non sapevo. Vabbè cosa, Atreus, vabbè. Lui dice vabbè. Oh no. Le valchirie mi daranno la caccia finché avrò vita. Se desiderano ciò che mi appartiene, lo nasconderò per bene sotto il loro naso. Ah vabbè, questo è il consiglio allora. Sì, anche perché vedo dei troni. Niente, al consiglio delle valchirie. Ok, va bene. Ci penseremo poi. Tanto penso la raccoglieremo in automatico quando arriverà il momento. Andiamo di qua. Ah, buono. Siamo dei, sarà facile. Ah, buono. Vabbè. Cosa hai sperato? Cosa speravi di concludere facendo quello? Degli antichi, davvero? Abbiamo ucciso tutti gli antichi? Beh, è possibile, eh? Wow, ok. Lui era davvero l'ultimo, un po' mi dispiace. Antico del gelo. Ci siamo imbattuti in un antico del gelo risalendo la montagna. Prima di questo viaggio credevo che tutti gli antichi fossero fatti di fuoco e pietra, ma pare che solo la pietra li accomuni. Questo era di sicuro parte della montagna stessa. Scommetto che un giorno si stancò di essere una montagna e se ne andò via. Effettivamente ne abbiamo eliminati tanti, di antichi. Foresta, gelo, lava, mangia anime, liberatore di anime, antico della pietra. Insomma, tanta roba. Tutti uguali l'uno tra l'altro, però. Questo è un altro dettaglio, insomma. Fatto forse, no. L'ho sperato, però non era. Anzi, dovrebbe salire qui. Ah, e qui c'è uno scrigno. Ok, vabbè. Cintura mitica della chiarezza. Vabbè, equipaggiamento a dir poco scadente, però ci sta. Questi servivano contro l'antico, perché pensavano davvero fosse così difficile. Servivano le trappole. Ah no, questo qui era il giusto. Supponendo che... Oddio, dove si andrà avanti? Di qua, probabilmente si andrà avanti. Andiamo di qua. Ah, pensavo potessi scavalcare. Attenzione, tra l'altro lì c'è uno scrigno. Che cosa può essere quel luogo? Non lo riconosco. Vabbè. Se è un luogo che abbiamo già visitato, allora... non c'è problema. Ehi, cos'è che ci illumina? Ah, è qua, è la... come si chiama? La luce di Alfheim.
Vabbè. No, vabbè, però non deve essere una traccia al tesoro, eh. Prego. Le odio quelle robe lì. Una pergamena. È fatta. Le difese di Asgard sono impenetrabili. Tutte le vie d'accesso sono bloccate, a parte quelle in mano a Odino. La piaga dei morti non ci toccherà e non dovremo temere i Vanir. Il nobile Thor deve saperlo, per quando toccherà a lui fare la sua parte nel piano del padre di tutti. Porco. Ah, uno dei grandi calici. Ok. Set di artefatti che non abbiamo completato, mezzo di set di artefatti. No, forse uno ne abbiamo completato di set. Però non in live, credo di aver completato quello di giocattoli una volta in privato. Vabbè, ok, chiaramente mi stanno dando queste robe qui, insuls. Oh, ok, nice. Ora mi serviva proprio Sindri, perché devo controllare se... Oh, salve. Non mi aspettavo di trovarvi qui. Beh, più che altro generemo... ok, minchia. Vai, vai, scarsella della Valchiria. Quando si può upgradare questa roba, bisogna upgradarla per forza. Fighissimo. Ok, allora, vediamo un po'. 12, 12, 18. Minchia. È già un bel po', eh. È già un bel po'. 16, 15, 15, 12, 18, 12, 12, 18. Forse non arriva esattamente allo stesso. Effettivamente potrebbe essere un po' meno. Però mi piace di più, quindi lo potenzio. E lo metto pure. Aie. E infatti 14, 15, 22. Non arriva esattamente agli stessi valori. Però, vabbè, è uno in meno di forza in realtà al prossimo potenziamento. Poi serve soltanto acciaio sgardiano perfetto. Tanto, tra molte virgolette. Però comunque sia, sappiamo che non è così tanto raro il acciaio sgardiano perfetto. Cioè, nel senso, finché facciamo le robe secondarie, quelle giuste, non sarà così raro. Per fortuna possiedo abilità rare e ricercate. Qua qui non credo possiamo craftare armature migliori. Per ora. Quelle di Muspelheim. Forse quando arriveremo a Niflheim potremo consumare armature migliori, ma prima da allora. Ecco, mi sa che quello è l'ultimo codice di Niflheim. Nice. C'è uno spazio tra i regni davanti a noi. Sì. Direi di farlo. Chi c'è? Ah, bene. Ecco. Quanti sono? Quanto è resistente poi lui, scusami. Non sono così resistenti i nemici in generale. Anche a livello 7 non sono così resistenti. Siamo migliorati. Ok. Credo che ti faccia vada avanti. Dai, dimmi che c'è l'ultima parte di Niflheim, così mi tolgo questo pensiero. E poi che simbolismo hanno quelle maschere? Ancora non l'ho capito. Perché sono dei sigilli. Ma non ci viene mai spiegato. Oh yeah. Non ci viene mai spiegato di preciso come funzionino questi sigilli. Sappiamo solo che sono sigilli di... Come si dice? Di maschere. Bello, lo scudo di magma che si è attivato con l'esplosione, vabbè. Che casino. Arda lì quanta roba a schermo. Non si capisce più nulla. Oh, vabbè.
Non penso ci servano grandi spiegazioni, per carità, però. A me, io le apprezzo sempre le spiegazioni. Finché non sono Metal Gear, ecco. Dove lì le spiegazioni sono un po' lunghe, ecco. Non perché siano brutte, ma perché siano un po' troppo lunghe. Andiamo, voi due. Questo silenzio è snervante. Ci stiamo solo concentrando. Eccoci qua. Ritornate ancora. La cima del monte. Più alto di tutta Midgard. Può vedere il serpente del mondo da qui? Eccolo, guardalo. Ma è molto più piccolo di quanto non sembri, visto da qui, o sbaglio? Sì. Mi sembra molto più piccolo. Vabbè. Non so nemmeno se voi lo vedete bene, perché... vabbè. Non importa. Credo sia un po' più grosso di come viene visto da lì, però. E poi di preciso, qui dove come si dovrebbe entrare? Perché ci sono appunto delle cose per aggrapparsi, ma se uno vorrebbe entrare basta? C'è una porta? Forse questa è una porta, in qualche modo. Non mi sembra una porta questa, infatti no, si scala. Quindi... ci siamo quasi. Finalmente. Vabbè, tanto voglio dire, ci arrivano solo gli dei qui, sicuramente non gli umani. Ragazzo, la runa. Ok. Incidi così. Wow, Jotunheim, ci siamo. Bellissimo, non è vero? Mi ricordo che una volta... Fratello, attento! Ti sono mancato. Bastardo. Ragazzo, corri! Attraverso il ponte! No! Anch'io sono un dio! Posso farcela! Lascialo! No. Sul serio? Baldur, lasciali stare! Prendi me invece, farò qualsiasi cosa! Io ho sempre creduto di aver bisogno di te! Ma sei solo muscoli! E ora scopro che è il ragazzo... a cervello! No! Hai rotto la porta! L'unico accesso agli Jotunheim! Stupido figlio di puttana! Allontanati da qui. Sì. Mi raccomando, piccolo, scappa. Lascia che sia paparino a fare il lavoro sporco per te. Lasciami stare! Calmati, ragazzo. Tu non sei pronto per questo. Io sono pronto! E io che credevo che la mia famiglia fosse incasinata. Oh, tuo padre ha ragione. Sei tutt'altro che pronto. Ora tieni questo per me. Grazie. Atreus! Arrenderti!
Stai lontano da mio figlio. Ho sbagliato qualcosa? Non saprei, no, non credo. Si aprirà, tutto il peso di Asgard si abbatterà su di voi. È finita. Davvero? O lo ucciderò, sai che lo farò. Che hai fatto? Ragazzo! Sono qui. Stai fermo. Mi ricordo che se non ero la prima volta fece molto ridere questa roba qui. Mi aiuterai? Morte di Atreus. Morte di Atreus, vabbè. Oi oi oi. Bello, bello. Ok. Ora tu ascolta me senza aprire bocca. Io sono tuo padre e tu, ragazzo, non sei più tu. Perdi subito le staffe. Sei avventato, insubordinato e fuori controllo. Così proprio non ci siamo. Tu onorerai tua madre e abbandonerai la strada che hai scelto. Non è troppo tardi. Questa discussione non finisce qui. Siamo qui per causa tua, ragazzo. Te lo dimenticare.
questa cosa ha un peso maggiore, in quanto effettivamente questa è probabilmente la parte più pallosa del gioco. Cioè, io non mi ricordo bene questa parte qui, ma mi ricordo che è una rottura di coglioni uscire dai Lime adesso. Quindi effettivamente sì, è colpa tua, Atreus. Ti fai giocare questa parte di gioco fastidiosa. Vabbè. Fa freddo. Che sia Ellie. Non solo. Siamo finiti nella parte peggiore di Ellie. Una nave. Andiamo, ci risparmierà solo metà strada verso il tempio. Dov'è la nave? Ma almeno ci allontaneremo da qui. Per migliaia di anni il guardiano del ponte ha tenuto lontani i vivi da questo posto. Ma ora che gli hai strappato il cuore, eccoci qui. Buffo come tutto si capovolge. E tu? Ma dove sei spuntato? Non l'avevo visto. Scudi indistruttibili, veramente. Oh, allora? Vabbè. Ragazzo. Non ero io. E vabbè, poi questa anche qui. Anzi, forse questa è la parte proprio più in cui più di tutti odio i sottotitoli. Cioè, vabbè, se avete letto i sottotitoli avete già capito, però veramente che palle sta cosa di sottotitoli. Cioè, ma possibile che non abbiano considerato questo quando hanno fatto i sottotitoli? È proprio stupida come cosa, è proprio stupida. Vabbè, comunque. E là. E qua un attimo. Madonna. Allontanati. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Quello non ero io. Io non l'avrei mai fatto. Non devi pensarci. Non qui. Sì. Dobbiamo proseguire. Sì. E noi ora siamo oltre quel punto in cui si diceva di non andare, o sbaglio? Non erro, sì, perché siamo oltre a dove? Il custode, il guardiano, il troll riciclato numero 35 proteggeva, in teoria. Però il fatto è che non vedo il corvo gigante, quindi forse... Ah no, ok, eccolo, ok. Sì, ora siamo esattamente dove non dovevamo essere, sì. Vedete, quelli sono i ponti. Noi siamo proprio sotto di lui. Ok. Bene, chiaro. Testa, cos'era? Qui non ci sono solo i vecchi e i malati, ma anche i criminali. El non fa distinzione tra noi e chi deve essere tormentato da queste visioni. Come le fermiamo? Fuggiamo il prima possibile. Non mi lascerò influenzare. Come hai detto tu, Mimir, era una semplice illusione. Non ero io. Come sei diventato ultimamente? So che è colpa mia se siamo qui. Ma rimedierò, chiunque io sia. Io rimedierò. Tu esegui gli ordini. Ma forse non sono così. Devi esserlo. Ora fammi pensare. Ciao. È che mi fai paura soltanto perché c'è la voce tutta gracchiante, eh? Sicuro che ho incontrato persone con voci più inquietanti della tua quando avevano un po' di febbre. Comunque.
Ok. La porta in teoria è in via di apertura. Nient'altro da fare, quindi via. Ciao, carissimo. Ho affrontati 7000 di andanti come te ormai, ma non mi fai più nessuna differenza. Ok, figo. La fine del viaggio. Mi sa che questo era l'ultimo viandante. Un'altra fiamma, quindi lame del caos al 5. Nice. Sì, nice. Credo tra l'altro che affronteremo a questo punto anche la Valchiria di Elaim. Non mi ricordo dov'è, onestamente. Cioè, non me la ricordo molto bene dov'è. Arrivederci, alla prossima. Ah, minchia, questo enigma qui. Guarda, che orrore che era questa roba qui. Cioè, questa era una delle cose che ci ho messo più tempo a comprendere la prima volta. Cioè, ero proprio blu. Per carità, per come ti fanno posizionare le robe, magari è anche facilmente intuibile, però. E io proprio per me era anti-intuitivo per una semplice cosa. E adesso vi mostrerò questa, la distanza. Cioè, come potevo mai pensare che potesse fare un salto tanto lungo? Non mi sarebbe mai venuto in mente veramente che avrei potuto fare una cosa del genere. È un salto lunghissimo e lo fa con una leggerezza assurda, cioè. Vai. Infatti penso che non sia proprio... Penso che la gravità proprio sia ignorata completamente in questo salto che fa. Però... Vabbè. Un attimo, forse ho visto Baldur. Ah, me l'ho dimenticato questa parte, è vero. Non avrei mai voluto una cosa del genere. Senti. Non ne avevi il diritto, strega. Ne avevi tutto il diritto, io sono tua madre. Non sento gusti. Non sento odori. Non sento nemmeno la temperatura di questa strada. Mangiare, bere, le donne, tutto è sparito. Non dovrei più sentire dolore, mai più. La morte non ha più potere su di te ormai. Preferiresti morire. Che sentire ancora? Non posso. Prego, ti prego, sciogliti. È così che faccio. Figlia, fidati di me col tempo. Ti ringrazierò. È così. Dai! No. Sì. Non lo farò. Avanti. Mi hai rovinato la vita. Tesoro, possiamo risolvere tutto, te lo prometto. Fidati di me, io sono... Se non scioglierai, madre... Fallo. Avanti! Dai! Avanti! Non voglio rivederti mai più.
Frey e sua madre. Perché non ce l'hai detto, Testa? Me lo sono scordato, ci credi? Cosa mi hai fatto? No. Sono sconcertato. Non avevo motivo per mantenere un tale segreto. Ecco la barca. Ne riparleremo presto. Andiamo a fargli visita? Non penso, raggiungeremo esattamente lui. Il mio commentario ormai viene eclissato dalle cutscene, non c'è proprio nulla che io possa aggiungere. Ultimo commento 20 minuti fa, un'ora fa, era un godo, adesso di nuovo godo. Di poche parole, insomma. Ai ai ai, ce la ricordiamo bene quella frase, no? Certo che ce la ricordiamo bene. Ok, ora it's time to search for runes. Allora. Oppure una di quelle che no, dai, ti prego, dimmi che devo soltanto distruggere rune perché non ho voglia di mettermi a tirare robi. Saltino ha fatto. E allora non vedo ancora traccia di rune, credo. Non mi sembra. Potrei essere io, eh. Potrebbe essere che sono abbastanza confuso con il background. Ah no, ecco. Beh, non era molto confuso nel background, insomma. Va bene. Ma siamo sicuri che qui non ce n'è nessuna? Dai, sono abbastanza sicuro che qui ce ne sia una, dai. No? Proprio no? No su no? Oh, strano. Molto strano. Nemmeno qui, nemmeno qui, nemmeno qui, nemmeno qui, nemmeno qui, nemmeno qui. Ok.
qui. Punto. Devo salire per caso? Potrò salire più che altro. Cioè, dove posso spostarmi più che altro? Perché ok, qui, ma da qui non posso raggiungere nessuna location. Posso spostarlo di lato, da qualche altra parte, non lo so. Guardate. Cosa vuol dire questa cosa, scusami? Posso spostarlo in avanti, magari posso farlo cadere nel ghiaccio, non lo so. È dentro la... No, no. Forse posso... Aspetta, perché forse posso... Tipo... No, spostarlo di là no, sicuramente no. Spostarlo più in avanti di così non credo. Infatti. Ora sono molto confuso. Però. Allora lui me lo fa fermare anche... Ah, ok. Ma come ci arrivo comunque lì? È un modo per raggiungere quel luogo allora. Da un'altra parte. Io vedo che qui si possono... Ah no, ma mi sa che questo è l'inizio dell'area, quindi non è... aspetta un po'. Che posso raggiungere evidentemente quel luogo da dietro, ma come? Che non posso spostarlo in altre direzioni questo, quindi... Ah, forse... Ah, aspetta, forse no. No, nemmeno questo va bene, quindi... Forse così? Ok, sì, evidentemente era così. Vabbè, un po' strano, ma ok. Funziona. E l'ultimo, allora, dov'è? Perché se non dobbiamo salire, cosa molto probabile, perché se non... Se non mi non vedo sbagliato, dovrebbe essere l'inizio dell'area, quello. Dove dobbiamo trovare l'ultimo? Allora, considerando che ne abbiamo trovato tipo uno sopra, no? No, uno l'abbiamo trovato dall'altro lato, uno qui. Quindi, boh. Sarà qui vicino, no? Vedo un blu lì. No, ma non penso sia una cosa così scontata, onestamente. Sarà qualcosa di un po' meno esposto, un po' più... nascosto. Perché allora qui c'era l'altro, c'era il primo qui. C'è anche della musica particolare che parte. Evidentemente ogni volta che inquadro la nave parte questa musica, va bene, interessante. E allora, forse è qui allora il primo sigillo, qui intorno da qualche parte, semplicemente. Più... Minchia, è difficile, comunque. Non so.
sono leggermente cieco. Ehi, 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 quanti, quanti? Non le lascio così. Ogni tanto decidono di non essere immuni. Finiti? No, ancora lui. Ok, va bene. Ci avevamo messo un po' di tempo, però alla fine ci siamo arrivati. Bello, vai. Ennesima animazione riciclata, via. È totalmente non necessario, tra l'altro, quello lì. Bastava spostarlo un secondo, metterlo a terra e ce lo scavalcava. Non penso che possa navigare. Ce la farà. Deve navigare. Fammi spazio. A questa parte speriamo non duri molto. Comunque sì, dai, mi ricordavo peggio alla fine questa parte qui. Un po' meno. Hai fatto abbastanza. Starnuto annullato. No, non è vero. Credo stia arrivando ancora, ma muterò per prevenire distruzione dei vostri timpani. Qualora arrivasse. Però non arriva. Vabbè. Andato via. Dai. Cerco di aiutarmi a fare questo starnuto. Tanto mi muto. Bene, ricorda. Non faremo tutta la strada con questa barca. Il Tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. I Vanir costruirono la migliore nave di tutti i tempi. Volava. Skidbladnir? Sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Comunque, noi abbiamo questa. Accontentiamoci. Per venire, no, per starnutire, però vabbè, non riesce a, ad arrivare questo starnuto. Già la seconda volta, oggi. C'è sempre questa zona, deve arrivare. Io un attimo, giusto il tempo di, non lo so, mutare, o qualcosa per cercare di trattenerlo, e va via. Vabbè, rischio di ammazzarmi ogni volta per aver trattenuto uno starnuto, però non lo faccio apposta. Io giuro, voglio tenerlo, voglio buttarlo fuori, però. Che devo fare? Fare qualcosa? Ho capito. Prova a non essere impaziente. Lascialo pensare. Non so cosa devo fare. Via, musica epica. Ho colpito il jukebox per errore. Devo fare? Siamo bloccati lì, quindi? Qui? Lì? Sono molto molto confuso in questo momento. Molto confuso. Ragazzi, aiuto. Ho bisogno di aiuto. Non so cosa devo fare. Cosa devo fare? Cosa si aspetta che... Ah, forse questo? Ah. Via. E ora che le vele sono libere? Si vola. Guarda. Letteralmente, Oddio. Può funzionare solo perché effettivamente non c'è vento qui, altrimenti saremmo già andati a fare in culo. Vabbè, suppongo devo rompere anche l'altro, non so. Non penso debba rompere l'albero maestro, ma... Aspetta. Hai liberato le vele. E ora?
Non lo so, bella domanda, sta pensando tutto lui. Devo liberare anche questi, forse, no? Non so, non sono nella testa di Kratos, cioè è vero che sono io che l'ho aiutato a risolvere il tempio di Pandora e cose, ma non sono così lungimirante, forse qui di nuovo, sì, ok. Dovrei stare intanto a issarle. Ah no, ammainare. Ok. Ha inventato la mongolfiera prima che esistesse, sostanzialmente. Bravissimo, Kratos. Stiamo volando, il calore delle fiamme. Stiamo davvero volando. Poi capirai, bravissimo, inventare qualcosa prima che esista. Difficile. Siamo di nuovo incagliati. Per poco, resta nella barca. Pazzesco, hai fatto un enorme lanterna. Pazzesco. Non parte. Sbagliato. Vai, rompiamo questo pezzo. Penso che ci sia molto di utilità. La nostra nave è bloccata qui. Madonna, ho capito. Sulla barca, ho detto. Sto sulla barca. No, qui torniamo in giù. Ok, allora devo fare qualcosa, mi sa. Brutto avere. Dover interrompere uno starnuto per poi non riaverlo mai più tra noi. Fastidiosissimo. Ok, grazie. Queste hitbox un po' troppo precise, alle volte. Vabbè. Ancora. Ok. Posto. Quindi. Detto questo, non serviva a niente se non allo scrigno, davvero. Ok, ho perso il mio tempo. Non contano nemmeno come collezionabili, tra l'altro, se non erro quegli scrigni lì. Cioè, sono proprio la merda. Non sono collezionabili. Sì. Ah, immagino la potenza, guarda. Non controllo nemmeno, guarda, tanto già so come andrà. Ok. Prima che mi schiacci, magari. Nice. Cosa abbiamo qui? Tempesta di Icaro. Attacco leggero. Preferisco collera delle furie. Non la togliere. Un secondo, Atreus. Devo esplorare, anche perché tra l'altro sta roba. Come si esplora poi dopo la fine del gioco sta roba? Mi sa che bisogna rifare praticamente la stessa cosa. Cioè se si viaggia con la nave. Boh, può darsi. E. Ok. Sbagliato. Ok, ora possiamo pensare davvero a andare avanti. Probabilmente. Se è solo quello che dobbiamo fare qui. Speriamo. Non vorrei dover rifare di nuovo il giro. Oi. Beh. Funzionato. Aspettami. Ah sì, ma che volete, io vi ignoro. No. A posto, arrivederci. Oh, belli. Atreus. Ti aiuto? Insieme ora.
Mi dispiace per quei poveri nemici di là. Tra l'altro ho la sensazione di averli sempre skippati loro, cioè di non essere mai cagati una singola volta di quelle che sono apparsi lì. Che cos'è stato? Vabbè, non noi usciremo di qui. Affrontami, padre. È ora di farla finita. Voce misteriosa. È ora. No. Di nuovo quella voce. Sai chi è? Io non lo so. Sai che ci sarebbe stato molto meglio questa parte qui se effettivamente ci sarebbe stato il ci fosse stato il tieniti il doppiatore originale di Kratos, l'altro, quello appunto della trilogia originale. Dato che lui dice che voce è, però sarebbe stato un po' strano ovviamente, perché un cambio di voce del genere è un po' strano. Ehi. Ehi, man. Big bro. Olè. Ehi. No, dove? Ehi, oh. Ababordis. Ma cosa ne so io poi di cosa vuol dire? No, no, fa pick. Fa per i Nick. Ora non erano tre fuochi, scusa, non me ne ricordo tre, non sono due, okay. Erano benedette le lame del caos. Fermi! E il fuoco! Me ne rendo conto! Ma non ora, gli arpioni non mi interessano! Arpione! Dai, buona merda! Oh. La certa tocca anche lasciarti andare, non credi? Eh beh, per forza. Ok. Via, mi occupo dell'arte. No, non è vero, me ne occupo dopo. Braccio. Vai. Che è? Oddio! Ok, via. No, ma chi c'è adesso? Ma cosa volete ancora? Devo occuparmi dell'azione, maledetti. Okay. Poi... Scusatemi, ma... Come fanno ad accendersi delle fiamme nell'El? Aveva detto Mimir stesso. Nessuna fiamma può accendersi in El. Come... Vabbè. Liberi! Testa, quanto manca al tempio? Già, si gela. Se manteniamo questa velocità e i fuochi non si spengono, arriveremo in un batter d'occhio. Davvero? Così presto? Ah, perché c'è un... Non cadiamo! No! La magia non è di queste parti, quindi va, cioè magia avrebbe senso. Vabbè, però non, cioè diciamo che non ha specificato che è magia, è una questione di magia, eh. Però sì, avrebbe senso effettivamente.
ogni regno ha la sua dimensione, le cose non funzionano nelle altre dimensioni, ci sta. Pione? Che succede? Okay. Oh, è però, regalo. I personaggi, i nemici, i personaggi, madonna, mi sono sentito tipo super boomer, davvero, quello che è. Non gli NPC, i nemici, no, i personaggi. Sento brutti suoni, ma non vedo nessuno, sono confuso. Ah, ecco la tronna, eccolo qua. Rediviva di El. Come le altre Hellwalker, la rediviva di El può rallentarci con attacchi di ghiaccio. Mamma mi raccontava molte storie sulle redivive, ma non mi ha mai parlato di queste. Forse pensava che mi avrebbero fatto troppa paura. Appione. Ok. Mimir, perché il fuoco resta acceso? Che si tratti di magia o di quelle lame. Ok. Hanno appena giustificato quello che ho detto io. Vabbè, scusate. Scusate per aver insinuato il plot hole, diciamo così. Adesso correggetemi se sbaglio, ma se non erro... No, ho sbagliato, vabbè. Se non erro, questo potere delle lame del caos è una proprietà che tecnicamente non ho mai avuto. Cioè, a meno che non sia io stupido, non hanno mai davvero avuto il potere di generare il fuoco, no? Cioè, era almeno da come sembrava nei precedenti, era energia, comunque sia potere, ma non sembrava quasi mai fuoco effettivamente, quello delle lame del caos, quindi un po' strano il fatto che ora possano utilizzare il potere del fuoco. Non ho idea. Magari qua può decidere lui come scatenare quel potere, quello sì,
Anche perché consideriamo sempre che potrebbe aver comunque accumulato, tenuto alcuni poteri, tipo quelli ottenuti in... no, quelli con la scienza è impossibile. Però, insomma, alcuni dei suoi poteri, chissà, chissà. Fatto sta che non sembrava poco nell'altro. È l'unico in cui sembrava poco era Ascension, ma... vabbè. Sappiamo benissimo che Ascension non conta molto. La prua della nave è stata arpionata. Poi vabbè, quelle erano le prime lame del caos, quindi figuriamoci, c'era tutta un'altra roba. Bravo. È sempre le stesse mosse in croce. Ma pensi che io debba non sconfiggerti, scusami. Padre, non andare a furba, si spezzerà. Dobbiamo schiacciare l'arpione. Padre, occhio. Sganciare l'arpione lì. Via. Noi siamo alternativi, non sganciamo l'arpione, sganciamo la prua. Si vede proprio che è un grandissimo navigatore, insomma, delle acque. Ok. È ora, figlio mio. Dai uno sguardo a quello che hai fatto. Rendiamoci conto, la scena è in prima persona, con lui che si guarda le mani, che in realtà non se le guarda perché le raccoglie a Atreus, ma è un tocco geniale questo qui, eh? Cioè, è proprio sottile, ma è furbissimo, veramente furbissimo. Mica come quella cagata di Ascension che ti mette roba in prima persona completamente a cazzo di cane soltanto per fare il fanservice di merda di quel gioco del cazzo. Scusate un po', però che schifo di gioco, veramente che schifo di gioco. Che figo, che figo. È qui che Odino raccolse tutti gli indizi su Jotunheim. Cercare tracce della torre di Jotunheim è stato inutile, non solo a Midgard, ma in tutti i regni su cui c'era una torre, ora non ne resta altro che un'eco mistica. Se fosse stata distrutta con la forza, rimarrebbero i segni, ma questa traccia magica fa pensare ad altro. Deve essere da qualche altra parte. La nostra orda di leali spie continua a crescere, non dubito che un giorno la troveremo, dovunque sia nascosta. Sì. Diciamo che mi sto sempre più convincendo che probabilmente aver giocato questo gioco, minchia, aver giocato a questo gioco senza senza God of War 3 probabilmente è quello che mi ha rovinato parte dell'esperienza. Abbastanza sicuro. Non male, cazzo, un 7 a tutto, porca troia, ok. Bellissimo. Perfetto. Forza 15 addirittura. Allora scusa, la sostituisco a questa. Anche se questo aumenta danni da fuoco, però ce ne faccio poco, cioè nel senso danni da fuoco, danni da gelo che aumenti uno o l'altro ci interessa poco. Ci interessa molto di più che la statistica sia più alta. Mio Dio, potentissimo. Ok, nice. Oh, qui c'è una... un castone vuoto. 14 di runico. Ma sì, dai, perché no? Un passo dal livello 7. Mi sa di sì.
Cosa mi sa di sì. Ok. Allora, aspetta, questo cos'è? Difesa e ricarica. Ma difesa ci serve davvero a qualcosa? Cioè, perché di preciso ce l'abbiamo... Ah, no, non è vero, ce l'abbiamo altissima, non è vero. Stavo per dire ce l'abbiamo bassissima, quella è la vitalità davvero, che abbiamo bassissima. Difesa e ricarica. Boh, io, sinceramente, preferirei mettermi qualcosa di un po' più figo. Tanto difesa 201 di difesa, capirai. Cioè, nel senso, è una roba che se ce ne togliamo 7 non cambia nulla, quindi... Sì. Ole, livello 7. Godo molto. Siamo quasi alla fine. Il livello 8 dovrebbe essere più alto, no? O mi sto sbagliando? No, dovrebbe essere il livello 8 il livello più alto. E non è. Cioè. Sì, no, non penso che si possa arrivare al 9. Forse esiste il 9, ma è un livello proprio... Se hai tutto quanto top, gamma, ma non... Un po' inutile, diciamo, il livello 9. Il 9 è il massimo, ok. Sì, però immagino sia un livello abbastanza superficiale. Guardate là, il pannello mancante di Tyr. Odino l'avrà rubato. Ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo arrivano è due armature, infatti. Perché? Sei già. Che significa? Sei già so quale, ok. E non è insolito? Allora è una cosa che hanno aggiunto in New Game Plus. Evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... Guerra. Oh, okay. Come mai? Quello lo conosco molto bene. Bello, l'omega che... No, vabbè, bellissima no. Questa cosa. I suoi occhi. Quindi quel simbolo egizio, quello dell'occhio, vuol dire guerra. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. Molto interessante. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo... e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, oh, oh. Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello. Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Facciamo questa chiave. Suggerisco di chiedere a un nano. Bene. Penso di sapere cosa apre quella chiave. E quindi giù vicino all'acqua. Ricordo. Di quali divini, cioè di quali, come si può chiamare, Pantheon, ecco, fanno parte. Se questo è greco e questo è egizio, questi due che cosa sono? Perché io non ne conosco. Possibile che una di queste siano il Pantheon, tra molte virgolette, ma i giapponesi non hanno proprio... Cioè sì, ci sono le divinità, ma è un concetto talmente diverso probabilmente dalle divinità di altre, delle altre, appunto come gli egizi, i greci, i norreni, che... Uno è norreno, vabbè ci sta che uno è norreno, forse questo è quello norreno. O questo, in realtà sono tutti e due abbastanza simili, però credo sia questo quello norreno. E questo quale sarà invece? O comunque sia uno di questi, chissà. Forse è la roba scandinava, tipo quelle robe lì che adesso non mi ricordo di preciso che divinità sono. No, ma è una scandinava, oh, non mi ricordo. Forse indiane, tipo come si chiama? Come si chiama?
Ragazzo. L'elefante, prima, quello lì, vabbè, quello. Quello se che è quello. Hai visto? Io non ho visto niente. Non Buddha. L'altro. Non mi hai visto con qualcuno? Beh sì, penso c'entri anche il Buddha, però il Buddha quello indiano, sì. Penso c'entri qualcosa. Mentre l'elefante, quello... Non Grimekala, qualcos'altro. Ce ne andiamo. Mi ricordo come si chiama. Sì. Abbastanza celebre come nome. Bene, torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Tipo... Dov'è quel nano? Aspetta, qual è? Michele, tipo penso delle divinità di quelle robe lì indiane, asiatiche, penso sia una delle più celebri, ma mi dimentico sempre qual è il suo nome. Vabbè sì, adesso abbiamo sbloccato Nif Lime, quindi lui veramente l'ha notato. Devo cercare di ricordare. Era tipo qualcosa con la B, forse, no? Qualcosa del genere. Testa, perché non ci hai detto che Baldur è figlio di Freya? Già, mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir. Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir! Sì? Tu hai capito come ferire Baldur? Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Un modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. Puoi forgiarla? È forse un'arma? O un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela. Anche se io volessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Salda la strati. Si salda a strati con lo scap slug, a strati sottili, lavorati alternati. Va bene, sapientone. E dove penseresti di trovare un bel pezzo di scap slug? L'ultima volta che ne ho visto uno mi si induriva ancora nelle parti basse. Dai, non mi dire. È davvero... E dove l'hai? Ho dovuto sporcarmi le mani. In senso letterale questa volta. Non startene l'impalato, è più grave per lui quello che tutto il resto, diciamo. E tu fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Oh, attento all'asta. Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è bisogno. L'ho immersa per tre volte nell'olio di Drogher. Vedi? Che inventiva. E che pulizia. Che castorino ingegnoso. Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? No, infatti. Ecco. Eccola qui. No, non scordare questo. Union. Tu smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Ma la runa del vostro marchio ora è diversa. È il prezzo di riforgiare qualcosa che si era rotto. Lo sapevo. Vi volete bene voi due. Oh, smettila, principessina. Se continui mi farai piangere. Mi piace il nuovo marchio. E a voi? Noi abbiamo una missione. Mi frega un cazzo. No. Vabbè.
Ok. Perché quell'espressione da rincitrulliti? Andate! Allora, ora. Dato che, vabbè, direi che è inutile andare avanti con la trama ora. Che cosa facciamo? Continuiamo a fare i favori, quindi andiamo un po' in giro per il mondo e finiamo alcune delle quest secondarie, oppure andiamo a Niflheim. Perché potremmo fare una delle due cose, per non molto però, faremo una bella sega, no, non è il caso, non in live almeno. E cosa facciamo quindi? Questo è ancora bloccato, minchia. Andiamo appunto... no, cioè... Andiamo a fare una di questi due favori, o forse entrambi, perché potrebbe durare in realtà molto poco la cosa. O andiamo a Niflheim. Cosa facciamo? Credo che tra l'altro saranno... Vabbè, sì, sono gli ultimi contenuti secondari, in teoria. A parte qualche altra Valchiria. E l'altro non abbiamo più trovato quella di Elaine, perché... Boh, fai quello che vuoi. Allora. Ok. Allora, un secondo che vado in bagno. Non a spararmi un secone come... Come è intuibile, perché devo fare un po' di fiscia, quindi secondo solo. Eccomi tornato. Allora, dicevamo, quindi, con il nostro Kratos. Allora. Mamma mia, queste cuffie distrutte, che palle. Ce le ho da tipo 6 mesi, nemmeno... Sì, no, forse oggi, forse a febbraio, da adesso fanno 6 mesi, va. Cioè, che palle che siano già distrutte ste cazzo di cuffie, la odio sta cosa. Erano così belle, così è, però purtroppo erano troppo strette e hanno ceduto alla mia grossa testa. Beh, non è solo per quello, era per altre piccole ragioni, tipo quando io le sposto, perché ogni tanto magari le sposto così e appunto le allargavo ancora di più, quindi vabbè. Che palle, mi frustra tantissimo perché vorrei comprarne delle altre, ma sarebbe troppo presto per comprare altre cuffie. Quindi dovrò tenermelo ancora un po' o finché non avrò abbastanza soldi da permettermi lo sfizio di comprare altre cuffie subito. Ok, quindi, allora, io so che cosa voglio fare, dato che mi avete lasciato il campo libero. Andremo al deposito di Fafnir. Per prima cosa. Anche se... Vabbè, sì, questa è l'entrata. Ah, vabbè, è vero che il deposito di Fafnir mi sa che era... Aspetta, no, qual era? Era quello lì... Sì, era quello lì... Sì. Sono confuso. Credevo che la madre di Baldur fosse Frigg. Già, Frigg. Quello è più un vezzeggiativo. Vuol dire cara. Così Odino chiamava Freya dopo il matrimonio. Un gesto affettuoso, inizialmente.
Poi, quando le cose si sono guastate, è diventato un modo per manipolare la verità. Come? Odino non voleva che a Freya, una dea Vanir, fosse riconosciuto alcun merito ad Asgard. Ogni suo successo veniva attribuito a Frigg. Come essere la madre di Baldur. Esatto! Ma era Freya la madre di Baldur. Che casino. Speriamo di far entrare tutto quanto nel giro di 30 minuti, perché comunque è sempre che la live si concluderà tra non molto, purtroppo. Giocherei ancora molto volentieri, però unlucky. Oh no, che palle. Stai pronto? Fortissimi, aia. Semplice. C'era, c'era una roba lì, eh? Aspetta un secondo. Aspetta solo un secondo. Questa roba lì. Ah, un tesoro. Un tesoro. La mappa è stata utile. No, perché non mi ricordavo. Però. Occhio della maestra. Della maestria runica. Della maestra. Lo storico, va bene. Ok, eccoci qua, tornati laddove il figlio veniva ucciso dal padre. Che ci fate? Abbiamo trovato tuo figlio. Anche lui è stato tradito. E sul suo diario abbiamo letto che si era pentito di averti ucciso. Bella consolazione. Come se n'è andato? Combattendo? C'erano 4 corpi vicino al suo, decapitati. Vandrid teneva sempre la sua spada pulita e affilata. L'ha imparato da me. Mi ha accoltellato alle spalle, ma sapere che nel Valhalla mi rasserena. Grazie. Abbiamo fatto bene. Meno male che siamo tornati. Aspetta, fermi tutti. Ma come? Un altro? Ma così, proprio? Dimmi che ne ho almeno uno che fa cagare. Allora sì, no, più di uno che fa cagare. Cioè, fa cagare no, però. Che fa... Chia? La Madonna. Ok. Og. Non meritava la pace che gli hai dato. Può darsi. Eppure mi piace aiutare la gente. Perfino i morti. Sei identico a tua madre. Aiutava i morti. Ok. Era una cosa molto breve qui. Era più il fastidio di arrivarci che altro. Ok. Ora andiamo a sto punto da Brock a fare quella roba lì. Niflheim non lo esploriamo ancora. Sono abbastanza sicuro che ci metteremo più di 20 minuti ad esplorarlo se lo facessimo. Anche perché lì, sapete, no? È labirinti, cose, le... Dovrò documentarmi su come funziona prima di inoltrarci, ma penso lo faremo proprio nella prossima live in realtà. Cioè, non documentarci, intendo, ovviamente esplorarlo. Tanto credo comunque nel giro di poco si faccia, almeno il necessario.
che per me vuol dire Valkyrie. Poi in privato magari posso fare il resto, dato che sarà semplicemente una questione di armamenti e cose del genere. Vediamo un po' qui se possiamo potenziare qualcosina. Ah giusto, le lame del caos potevamo potenziare, è vero. Ho dimenticato di questo potenziamento. Nice. C'era altro di cui parlare? Grazie, no. Grosse risate. Grande comicità. Rispondere sto cazzo a una cosa del genere. Ok, allora. Qui. In cosa blocca le miniere dell'Ansu? Dipende. Camera nascosta di Odino. Boh, in realtà non so di preciso dove dovrei passare per andare lì. Però sì, andiamo a provare ad andare qui. Mimir, perché hai dei cristalli di Bifrost negli occhi? Un dono dei giganti. Dato che ero sempre in viaggio tra i regni, pensarono che fossero più comodi rispetto a dei cristalli che avrei potuto perdere. Ha fatto male? No, perché saggiamente mi feci coraggio con 16 bicchieri di birra novella. Ero così inebriato che provai a convincere i giganti a mettermeli nei capezzoli invece che negli occhi. Va bene. E c'ero quasi riuscito. Va. Ti immagini? Mimir dalle poppe di Bifrost. Bei tempi. Incredibile. Va bene, ora la smetto. Un uomo veramente tremendo. Ok. Quindi, ora che siamo qui, dove devo andare? Siamo al livello... Oh no, mi sa che ho sbagliato strada. Forse questo è il passaggio mistico giusto, sapete? Che... Perché da qui non si fa altro che uscire. Ma non si esce da quel lato. Madonna, però quanto è confusionare la mappa di sto gioco, eh? Cioè, potevano sforzarsi di farla un minimo più interessante. Più che altro perché non penso possiamo passare dalla casa della strega. Oh, proviamo, però non penso. Quindi... No, non è vero. Vabbè, non è la strada giusta questa. Vabbè, senti, no. Spostiamoci da un altro lato. Allora, limitare della foresta selvaggia. Credo che sia... dai, è quello giusto, è questo, secondo me. Andiamo lì, nel dubbio. Tanto, male che vada, comunque ci dovremmo ritrovare di nuovo nel bosco della strega, no? Chissà. Teoria. Si sta facendo un po' tardino, quindi non so se ci conviene. Vabbè, nel dubbio lo raggiungiamo. Magari se poi vediamo che è un dungeon un po' grosso, lo lasciamo lì. E magari so cosa fare per il resto della live. Vediamo. Cioè per il resto, per quel pochissimo tempo che può rimanere. Lo di sfruttare fino all'ultimo minuto. Ah, minchia, siamo qui, madonna. Quanto tempo che non venivo qui. Ok. Sì, credo sia la via migliore, effettivamente, per andare... avanti. Sì, sì. Perché quell'espressione da... Oddio, ma non c'era tipo la strada di là? Aspetta, c'era la strada di là. Non può vedere cosa, dove porta quella strada di là? Certo, devo fare tutto il giro lungo, perché figurati. Magari è di qua proprio che si deve andare, seguendo questa strada qui. Andiamo. Sembra qualcosa che si può sbloccare, però. Dà proprio l'impressione, ma... Salve, Pink, lo sa. Dà proprio l'impressione di qualcosa che si potrebbe sbloccare, ma invece non lo è. Ok. Scusate, ma se non sono stato presente per un sacco di... Se non sono stato per la scuola, si è fatta sentire. Vabbè. Immagino. Ovviamente anche dall'anno in cui sei. Comunque, è dura, eh. Vola, rompe molto le palle. Allora,
Vabbè, proviamo ad andare di qua, vediamo un po' se raggiungiamo qualcosa. Sbagliato. Spero di non star tanto perdendo tempo passando di qua, ma vediamo. Scopriremo molto presto. Torna di nuovo giù. Lontane. Pipì, pipì, pipì. Pipì, pipì, pipì. Questo luogo non lo ricordo per niente, vabbè. Ah, qui c'era il troll numero 72. Resistentissimi sti lupi, madonna, livello 7, come mai? Forse però stiamo andando nella direzione giusta, se appaiono mostri così forti. Cosa stai facendo? Sto andando verso una missione secondaria, nella speranza di trovarla presto. E di non avere a che fare con una missione un po' troppo lunga. Stai buono. Sì, dai, sembra che siamo vicini. Sembra. Speriamo. Per fatto una cazzata. Non vedo altre vie di qui. Ok, quindi continuiamo ad andare dritti per la nostra strada. Oh no. Piace questa cosa. C'era un corvo, vabbè, chi se ne frega. Sentito forse anch'io, ma no, non era questa la strada giusta. No, no, forse sì, aspetta. Forse sì. Cos'è questa roba? Scopriamolo subito. Backtracking in questo gioco è cosa che no, no, sto tornando indietro, no, uffa, che palle, niente. Seguimi, non ho idea di come si raggiungono le miniere quelle lì, non ne ho idea, perché la mappa deve essere così poco chiara, cioè come raggiungo questa cosa? Ah, forse dal passaggio, forse c'è un passaggio, c'era un passaggio lì mi sa che non ho visto. Uffa. Vabbè. Allora, ho in mente il piano per concludere questa live. Allora. Ah, giusto. Prima di aprire. Scendo da qui. Ah, ok. Mi butto. Padre! Una trappola. Come? Ma c'era l'ascia, scusami. L'avevo congelato apposta. Perché? Ma è una trappola. Ma cosa è successo? E niente, credo di aver capito perché sei stato sospeso, però. Apprezzo le risate. Era troppo basso, mi sa. Vabbè. Ho capito. Ale. Pazzesco. Gioco pazzesco. Allora, via.
accendi il prima possibile, grazie. Ecco qui. Ma come salgo adesso? Cioè, come faccio? Come faccio a tornare indietro da qui adesso? Ah, ma c'è anche questo. Torna di nuovo giù. Ok. No! No, 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 che poi diventa troppo basso. Ok. Mamma mia, però Kratos, farsi fregare da una trappola del genere soltanto perché erano troppo basse le spine, cioè, voglio dire. Abbiamo affrontato di tutto, abbiamo affrontato, ti fai intimidire da una cosa simile. Sono ampiamente deluso da te. Abbiamo affrontato il Tempio di Pandora, cioè. La roba lì c'era delle trappole che boh. Non avevano alcun senso, tra l'altro, cioè. Chi le ha progettate? Non si sa. Vabbè, chi le ha progettate si sa. No, non entriamo, non mi interessa quello. Brock. Allora, quindi, dopo aver perso gli ultimi 17 minuti, no, vabbè, non così tanti, però. Dopo aver perso gli ultimi 72 secondi a fare giri inutili, cerchiamo di arrivare a quelle cazzo di miniere di Volunder. Sì, va bene questo. Abbiamo già un passaggio mistico su ogni torre, quindi va bene così. Ecco questo caricamento, per nulla lungo. Essendo PS5 non riesce a caricare velocemente, incredibile. Cioè, ci sta come sfogo comunque. Importante. Oh, giusto. Ora che abbiamo la chiave, possiamo aprire quella grossa porta quando vogliamo. Sì. Laggiù c'è qualcosa. Hai trovato? No, ora vieni. Come al solito. Eccolo qua. Mimir. So che avevamo quasi finito quella storia. No, no, basta, sì. Surtr, no. Surtr, basta. Accetta di perire. Oddio. Abbracciare il tuo scopo con la pazienza e il sacrificio che ne derivano vuol dire assicurarti che verrà il tuo giorno. Pensi che ci saremo? Quando verrà quel giorno? Io ho già visto tante guerre tra gli dei. Chiedilo agli sviluppatori. Chi può dirlo? Allora, finire così non la racconta più. Tre parole doveva dire. Abbiamo interrotto mille volte per tre parole di merda che doveva dire. Ok, via. L'abbiamo fatto, dai. Miniere di Volunder quasi raggiunto. Ormai ci siamo. Ah, no, è la Landshuter. No, scusate. Sì, non mi sa quello è. Trollato, tipo. Una cosa del genere. Una robetta. È una roba, eh? Oh, eccoci qua. Finalmente. Però che l'abbiamo raggiunto possiamo andarci. Esatto. Di no, perché non c'è tempo. Ma c'è tempo per una cosina. Voglio provare una cosina. Probabilmente avete già capito, i più furbi di voi avranno già capito. Solo che abbiamo anche qui pochissimo tempo per provare. Ma confido nel fatto che non dovrei metterci troppo. Ovviamente sto parlando del provare ad affrontare
la Valchiria di Elaim, dato che è una delle poche che ci manca. Anzi, no, è la penultima che ci manca. Ci manca quella di Elaim e quella di Niflheim, quindi affrontiamo lei. Oh, grazie, il portale dietro il culo è sempre la cosa più bella del mondo quando succede. Fammi togliere... Cazzo. Ok. Ma basta, non c'hai nemmeno visto la nostra espressione, Brock, smettila di fare l'idiota. Tua gag non ha funzionato a sto giro. Lime, Asgard, Svartalfheim e Lime. Let's go. I'm gonna show you my power. I'm gonna show you my power. Momento, momento danza, momento. Ok, interessante, passi musicali, grazie. Un rhythm game c'è stato, in Makos, è difficile da capire. Perché quell'espressione da rincitrulliti? Un rhythm game c'è stato in God of War, però, una volta, quindi... Almeno non siamo dal lato del ponte in cui ci torturano le visioni. Così, fretta. Ah, posso evitarvi? Grazie, ciao. Attento, dietro! Oh no! Ignorato brutalmente. Ciao, 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 ciao. 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 Minchia, ci stanno provando, però. Stanno provando a inseguirmi. Guarda lì. Sono un maratoneta, il più veloce di tutti. Let's go, let's go. Oh, comunque manca poco a Elden Ring, non vedo l'ora. Sabaku sposto, devo seguirlo da te. Sempre se potrò essere là. Va bene, mi fa piacere, fa piacere. Beh, io sarò in live tutti i giorni su Elden Ring. Cioè, tutti i giorni, credo sabato, tranne ovviamente i soliti, lo solito weekend. Però per il resto farò la maratona per Elden Ring. Quindi, dai. Speriamo bene. Ricevuto! Oddio. Minchia, ma mi hanno inseguito fin qua per davvero? Ma stai scherzando? Madonna, vabbè. Spero che voi siete immuni perché avete deciso di essere stronzi. No, aia. Io Sabaku seguirò con piacere la sua serie. Probabilmente dopo che avrò finito il gioco. Però vedremo. Ben fatto! Farò un culo a Odino. Vedete un mio sogno qual è? Un sogno che voglio coronare. A ricevere una YouTube. Di me. Però una di quelle, insomma, fighe. Con tutte le cose che dico, secondo me, si può creare una YouTube più interessante. No, non è male, cazzo. Runico, difesa, ricarica, minchia. Ricarica, runico. Forza, ricarica. No, è fortuna. Runico, difesa. Ecco, per esempio, mi sa che la possiamo tranquillamente sostituire a questa. No? Beh, qual è? L'ho persa, dice. Impossibile. Già persa. Persa, giuro. Dov'è? Com'è possibile? Non c'è. Non c'è. Dov'è finita? Ah, ma è
un pezzo d'armatura. Ah, no, è una. Ah, è una roba di queste. Ah, allora no. Lo fosse un incantesimo. L'unico problema che ho con le YouTube è che sono sempre un 50-50. O sono delle generate oppure non fanno ridere manco se mi impegno. Sì. YouTube sono infatti un contenuto molto difficile da fare. Reus? Quando vuoi, eh? Grazie. Ma come? Ah, ok. Beh, tutto sto casino e poi manchi anche. Sei stronzo, Atreus. Ok, bene, abbiamo sempre meno tempo perché sono ben... Madonna, è tardissimo. Ok, dobbiamo essere molto veloci. Dobbiamo... faremo giusto un paio di tentativi perché se non la sconfiggiamo subito non ho un cazzo di tempo. Aiuto. Dai, dai, tanto le conosciamo le Valkyrie ormai. Quindi non dovrebbe essere troppo impegnativa. Però è pur sempre la penultima, quindi è una delle ultime che si può raggiungere, quindi boom, può darsi che non sia molto gentile, ecco. C'è un incubo. Come mai ho sentito quel suono? Sembra effettivamente ci sia un incubo, ma dove? Ah no, è un corvo di Odin, ok. Oh. Ma dai, lo mancavo. No. Va bene. Vabbè, 18 su 51 senza cercarli, non è male. È un'altra Valchiria. La vogliamo liberare. Yeah. Non possiamo lasciarla così, fratello. Non mettermi fretta, testa. Quando saremo pronti, attaccherò. Giusto, prima di fare, dobbiamo acquistare le ultime abilità della Lama del Caos. Minchia. Che figata. Ma guarda te. Addirittura, cioè dei boost di caratteristica così. Le Valchirie non sono un incubo. Vabbè, più o meno. Ah, è facile, dai. Rota. Rota in culo. Ah cazzo. Lei è molto più veloce delle altre a fare il Valhalla. Valhalla. E ciao. Conosco, mi dispiace. Anche questa la conosco. Ho fatto una cazzata io a schivare. Ehi, addirittura mid combo, hai capito? Ok, quindi è così che combatti. Aia, perché ho schivato? Vabbè. Ehi, vai Nilly. Minchia, cattivissima. Ah, e anche questa non la vedo. Va bene. Però soprattutto Valhalla, eh. Valhalla, via. Sempre. Sette volte di fila. Oh, merda. Questa me l'ero quasi dimenticata, madonna. Aia. Inganna bene, devo dire. Ah,
Valhalla anche per te. Valhalla anche a te. Ok, eccoti qua. Ciao tesoro. Valhalla, Valhalla. Sempre Valhalla. Valhalla. Ah no, mi ha preso. No, 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 fermo, ferma. Fanculo. Tu e il tuo Valhalla di merda. Sto giro mi hai pure preso, maledetta. Scusami un secondo che... Ecco qua. Consulto un attimo. Via. Secondino, veloce. Ecco. E se ci pensi è così, eh. No, due. Oh no, 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 la fine. Fanculo. No. Sì, 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 step on me letteralmente, esatto, esatto. Ma infatti, l'ho detto, forse in altri contesti non sarebbe nemmeno troppo male, ma... Insomma. Cazzo! Sconfitto per puro culo, vaffanculo! Ho fatto la combinazione di mosse più sbagliata possibile. Ok, va bene. Cosa ha detto? Spara, ti ha detto, cazzo. Non penso, però. Va bene, non avrai fortuna la seconda volta. No, che maledetta stronza. Valhalla. No, no, pensavo che schivare così sarebbe servito. No, 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 eccoci qua. Solita mossa di merda che deve spammare, che deve fare due volte L1. Mi deve togliere la guardia, vabbè. Possono disimparare le mosse tipo Pokémon. Via. Un altro aia. Che male. Valhalla. 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 Anche a te. Ma sono stronzo. Sono stronzo e lo ammetto pubblicamente. Aspetta un secondo, Secondo che vado a capire un attimo di cose. No, dove sono finite le robe della vita? No, dove sono le pietre della vita? Vaffanculo. Combatterò ancora. Diverti proprio, Tu devi essere la più simpatica. Oddio! Come è secondo te? Eccoci qua. Eccoci qua. Aia. Avendo un culo della Madonna, io ve lo giuro, sta avendo un culo della Madonna. Da qua continua a urlare e mi sparo in testa. No. Niente. Vabbè. Unlucky. E basta. Ancora, ma Dio Cristo. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. No, ma perché non riesco mai a schivare? Vaffanculo. Tua madre. No, e dai. Quanti attacchi gratuiti che stai prendendo, non lo sai manco te. Va bene, ora si gioca seriamente. Finito? Va bene. Tacchino così, extra. Padre, occhio! Okay. No, no, eccoci qui. Vabbè, devo aspettare che finisca giustamente la sua raffica di Valhalla. Oh,
che culo incredibile. E invece io faccio questo. Un altro? No? No. Eccoci qua. Piccolo dannino, via. Adesso ho capito perché rallenta, perché vuole che tu abbassi e poi rialzi la difesa. Okay. E non fartela rompere! Grazie! No, dai, ma io stavo schivando! Ma perché non preme i tasti? Posso un attimo? Andiamo, alzati in piedi! Io non ci credo. Cioè, sta vincendo per un buco di culo tremendo. Vabbè. No, ma non sono così scarso, lo giuro. È semplicemente che sta vincendo perché ho fretta. Quindi. Quindi ora le cose sono due. Oh. Mori ora. O muori ora, cioè non è che ci sono molte alternative. Vaffanculo. Culo. Non vedo. Vabbè, ci credo, grazie al cazzo, non vedo. Fanculo. Ma è fortissima quella mossa lì, madonna. Ha un sacco di danno. Dai, ma str... Che ne pensi? Guarda i coglioni, vai. Via. Finito. Adesso mi sono stancato, dai, di giocare con te. Meno male che sono immune grazie alla pura di Sparta. Meno male, ringraziamo la pura di Sparta, sempre gentilissima amica. No, no, ma porca puttana. Avevo lanciato quell'ash. Vabbè. Ah, là, là, lo sapevo. Mando io nel Valhalla adesso, stronza. Affanculo. Vabbè. Sono giocata veramente male. E dopo tipo 2 fare i fuck this game non ci provo più. Dov'è la tua regina? Va bene. La mia regina.
Lei ti ha fatto questo. No, ah, più che altro quando hai imparato a conoscerle la prima volta non che affronti essere. Una di loro è impossibile, cioè, perché non si capisce nulla, poi però fare le mosse non sono più difficili. Non ne sono certo. Tanto alla fine riciclano più o meno le stesse mosse tra di loro. Se il consiglio degli otto è riunito, forse lei risponderà al nostro appello. Andiamo a controllare. Allora. Yeah. Guardalo. Piero. Il consiglio degli otto. Dovremmo cacciare altre valchirie. Già, ma almeno sappiamo dove trovare Sigrun. Dove troveremo le altre valchirie? Bella... mangia. Ed è un pomo. Il pomo di Adamo. Sì, preferisco questo. Pensate, fratello. Muspelheim, Niflheim, Sigrun non avrebbe scrupoli a imprigionare le sue valchirie fuori da Midgard. Ok. Fa ridere perché in giro sentivo che ognuno aveva un moveset completamente diverso. Me lo aspettavo che era una mezza balla. Ah, non le hai mai affrontate? No, comunque no, assolutamente non ce l'hanno. Hanno praticamente un set di mosse che alternano tra loro. Cioè, è un modo intelligente, molto più intelligente dei troll, di riciclare degli asset. Però sono asset riciclati. Dice il contrario, dice cazzate. E c'è quello lì che magari si basa di più sul stare a distanza e fare l'attacco in volo, che era, se non erro, Kara. Poi c'è quella lì che è molto più aggressiva, che era tipo Olrun, Osrun, non mi ricordo come si chiama. E insomma, sono diverse effettivamente tra loro, però non troppo. Cioè, appunto, quindi se cominci a combatterle sono tutte abbastanza fattibili. Ora Sigrun però non me la ricordo, io mi ricordo soltanto che Sigrun effettivamente fu difficile quando l'affrontai io, quindi ho molta paura. Però vabbè, lì diciamo che le affrontate tutte quante a cazzo di cane, però ho paura che effettivamente Sigrun sia molto più forte delle altre nonostante tutto. Però vabbè, in teoria già conoscere le mosse è già qualcosa. Io lì Sigrun l'ho affrontato a cazzo di cane. Infatti mi ricordo la pietra della resurrezione, quello, quell'altro, avevo di tutto. Qui pietre delle resurrezioni non ne ho comprate mai e non mai lo farò, non ho intenzione. Un po' come le monete cupo di Kingdom Hearts 3. Non mi piace utilizzare quegli oggetti che ti fanno tornare in vita. Quindi, io ragazzi, molto velocemente, chi ti ha detto che ho il gioco? Ah, ok, non l'hai nemmeno giocato. Ah, scusami. Non lo sapevo, pensavo lo avessi. E niente ragazzi, io comunque metto un po' di musichetta per quel poco che vi ringrazio di essere passati qui. Adesso molto velocemente dovrò andare via perché probabilmente dovrò distruggere il cesso nei prossimi 6 minuti oppure farò un ritardo per il corso. E niente, quindi ragazzi, vi ringrazio di essere passati. Ma domani Yakuza? Sì. No, venerdì non credo ci sarà la live. Se ci dovesse essere, allora non credo finirà God of War, però potrebbe, perché effettivamente avremo 4 ore piene. Ma con le secondarie che abbiamo da fare, le Valchirie, non lo so. Vedremo. Comunque, dai. E niente, quindi io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ora scappo perché ho un corso da fare e anche un po' di cacca da smaltire. Molto onesta.